coronavirus, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza per 6 mesi dopo che a Roma 2 turisti cinesi sono stati ricoverati allo Spallanzani per aver contratto il virus. Io ritengo che in questo momento in Italia il rischio di contrarre questo virus è zero. Cioè in Italia il rischio secondo me è zero. Virus perché? Non, perché il virus non circola. Buonasera, è una serata difficile. Il coronavirus è arrivato in Italia, è arrivato soprattutto in Lombardia, un contagiato grave nella zona del Lodigiano. Questa persona ha iniziato a manifestare i primi sintomi il giorno 15, si è recato al pronto soccorso di Codogno il giorno 18. La moglie ha ricordato che diciamo nei primi di febbraio ha avuto più incontri con un suo amico che era stato in Cina. E chiedo qual è la situazione delle terapie intensive in regione, se c'è un'allerta, se ci sono... Noi abbiamo le nostre strutture sono totalmente già allertate da tempo e sono pronti a ricevere, poiché abbiamo sia nelle terapie intensive nostre, stiamo recuperando spazi per gestire le situazioni più compromesse, ma per ora la nostra capacità è ampiamente sufficiente. Il governo ha preso una decisione importante. Diciamo, è arrivato due ore fa è stato firmato il decreto dove appunto è stata identificata una zona rossa, quindi sostanzialmente è stata isolata la nostra zona. L'ordinanza firmata da Tilio Fontana, presidente della Lombardia, la regione interessata dal maggior numero dei casi, prevede la chiusura di tutte le scuole e delle università, la sospensione delle attività lavorative, delle manifestazioni pubbliche e sportive, persino delle funzioni religiose. E anche Venezia si blinda. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, sospende il carnevale e ogni forma di manifestazione ed evento a carattere pubblico o privato. Dal punto di vista economico, Milano è una zona rossa. Gli esercizi pubblici, i negozi sono deserti. Non crede che sia necessario intervenire economicamente? No, ma io sono d'accordo. Noi stiamo immaginando 2 interventi. Io penso a un decreto già entro questa settimana con delle prime misure specifiche per le zone rosse, ma anche delle misure più generali, in cui noi dobbiamo dare una risposta specifica ai cittadini, alle imprese, ai professionisti delle zone sottoposte alle misure più pesanti. Milano non si ferma, l'Italia non si ferma. Il video è stato pubblicato su Facebook dal sindaco Giuseppe Sala ed è diventato virale. Dopo una città in pausa con un Duomo di Milano come mai si era visto, con serrande dei locali dell'aperitivo abbassate dalle 18, Milano prova a ripartire. Il Duomo comincia a rianimarsi, di mascherine se ne vedono molte meno e i pub riaprono anche se soffrono per il crollo degli incassi. Navigli vuoti, Milano deserta, colpa del coronavirus, ma ad un certo punto arriva lui per l'aperitivo organizzato dai giovani del Partito Democratico. In Italia sono oltre 1577 le persone contagiate, 34 sono decedute e 83 guarite. Il ministro Gualtieri annuncia un pacchetto da 3,6 miliardi. Italia quasi in quarantena dopo il via libera ieri sera del decreto di Conte con le misure restrittive per contrastare i contagi da coronavirus. Scuole e università chiuse fino al 15 marzo. 2 persone contagiate in Val d'Aosta, finora era rimasta l'unica regione italiana a non essere stata colpita dal Covid-19. La Serie A torna in campo ma sugli spalti non ci saranno i tifosi, almeno fino al 3 aprile. Si giocherà l'attesa sfida scudetto tra Juventus ed Inter. In serata è circolata la bozza, non ancora firmata, del decreto del governo che istituiva le zone rosse, dalle quali non si poteva uscire e in cui non si poteva entrare. E chi ha potuto ha cercato la via di fuga. Queste immagini mostrano le stazioni prese d'assalto ieri sera. Nessun tipo di limitazione perché non ci sono dei controlli che impediscano a chi vuole lasciare Milano di salire sul treno e andare via. Dopo una lunga attesa è arrivato il momento dello scontro frontale Juventus-Inter. È per questo che ho deciso, d'accordo con gli altri componenti del governo, di adottare misure ancora più forti, ancora più stringenti. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «Io resto a casa». Non ci sarà più una zona rossa, ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. L'autocertificazione, cioè rimangono confermate le giustificazioni.
c'è stata questa notte la corsa all'accaparramento nei supermercati, quelli nei market che vanno H24. Ebbene, oggi è stato tutto un ripetere che, attenzione, i negozi di alimentari, i supermercati saranno sempre aperti. Christine Lagarde versus politica italiana. Presidente della Banca Centrale Europea ha detto: non siamo qui per ridurre lo spread, sono altri che devono farlo. Interpretata dai mercati come una sostanziale indisponibilità a intervenire. Abbiamo approvato il decreto legge contenente le misure economiche. Nessuno deve sentirsi abbandonato, ma possiamo iniziare a parlare anche di un modello italiano per quanto riguarda la strategia, la politica economica, qualcosa come 25 miliardi di euro di denaro fresco a beneficio del sistema economico italiano. Virus, l'esercito contro le violazioni, 20.000 soldati in strada per i controlli. L'Italia supera la Cina, 3.405 morti, quindi veniamo a sapere che l'Italia è adesso al primo posto. È la crisi più difficile per l'Italia dal secondo dopoguerra. Il Premier Conte ha annunciato un'ulteriore stretta, chiusura in tutto il paese di ogni attività produttiva che non sia cruciale, indispensabile a garantire beni e servizi essenziali. Chiusura delle fabbriche fino al 3 di aprile. Intanto, questi dati sono falsi. Sono falsi perché tu un rapporto tra chi guarisce e chi muore lo fai soltanto se hai la certezza di quanti sono i malati. Non abbiamo idea, abbiamo soltanto quelli che stanno in ospedale, è soltanto a questi hanno fatto il tampone. In cui il tampone non te lo fanno e vi raccontano un'altra cazzata. Non perché manca, come dire, quella stecchetta che vi mettono in gola. Sai cosa manca? I reagenti poi, quando tu hai questa cosa, devi leggere, mancano i microscopi, mancano i reagenti. Questo manca, il personale che li legge. E sai perché? Perché hai tagliato la sanità, tu, di politico, che oggi non sai che fare. L'impatto finanziario e socio-economico della pandemia sarà tale da richiedere alla governance economica dell'Eurozona un salto di qualità che sia all'altezza della sfida che stiamo attraversando. Se, come mia figlia, altri bambini fra qualche giorno non riescono a mangiare sto pezzo di pane, stia tranquillo che lei non se ne sta a casa senza rimorso, perché facciamo la rivoluzione. Vogliamo sapere entro stasera quando arrivano gli aiuti, perché forse non è chiaro il discorso, che entro domani o dopodomani scoppia la rivoluzione, andiamo a rompere tutti i supermercati per andare a mangiare queste piccerie. Ma ci sono anche tante sofferenze materiali di chi addirittura inizia ad avere qualche difficoltà o già ce l'aveva per quanto riguarda i generi alimentari, l'approvvigionamento, per quanto riguarda prodotti farmaceutici. Ho appena firmato un DPCM che dispone, loro giriamo la somma di 4 miliardi e 3, noi aggiungiamo a questo fondo 400 milioni. Stiamo adottando dei modelli sbagliatissimi, che il paziente zero, come scrive il giornale, purtroppo è quello economico oggi di cui dovremmo occuparci, oltre a quello sanitario, e invece non facciamo nulla, zero, niente. Non abbiamo risolto il problema dei morti, perché qui siamo morti di burocrazia, e non abbiamo risolto il problema economico che ci piomberà come un camion addosso.